Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellos Game, siamo qua col 110° episodio di Castiglia in guerra con tutto il mondo alla conquista di tutte le coste che il mondo possiede. Ok, è una frase un po' contorta per dire quello che dico di solito. Comunque, siamo qua in guerra con la Persia, dai. Siamo andati avanti come sempre di 2 anni, vorrei andare un po' più forte, questo non va bene, neanche questo va bene, perché tra l'altro questo babbano sta cercando pure di diventare Western, questo rovina un po' tutto. Allora, Siria. 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 Dobbiamo scappare da questo territorio. Siria. 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 Siria, 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 guardate quanta sete ragazzi, Siria, 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 sta roba stiamo ancora facendo il coso, quindi ci fermiamo lì, tutto questo invece è mio, poi invece vediamo un attimo cosa è rimasto per me, qua così ci colleghiamo, Siria, queste robe qua vanno tutte poi alla Siria, quindi la Siria, manca una guerra con gli ottomani che possiamo fare adesso, ok, e poi siamo un po' a posto. Avrei potuto fare un po' dei claim effettivamente, così magari pagavo un po' di meno ste robe, ma francamente non è che mi interessi molto risparmiare sugli ottomani. Allora andiamo a prenderci quello. Poi la capitale ottomana qual è? Qui? È qua, quindi magari ha qui le truppe. Allora vai lì, tu vai qui e iniziamo ad assediare quelle robe lì, quindi ci pigliamo anche gli ottomani. Questi qua devono scappare. Oddio, stiamo vincendo, eh. Vai a rinforzare. Vediamo un attimo. Vabbè, quello non mi interessa, questi qua sì invece, qua sì, loro non ci sono, comunque la pace che ho intenzione di fare penso che ce la concedano di già, dobbiamo aspettare 5 giorni, ok, pausa, abbiamo vinto, incredibile, ma forse è arrivato qualcun altro a aiutarci. Allora, questa roba qua va alla Siria, Siria. Vediamo qua se ci sono altre battaglie in corso. Ah, sono arrivato io ad aiutarmi, ok? bene, questo lo dividiamo a metà. Fai Trick e Ballack, anzi, Ballack vai direttamente lì. Poi. Questo dobbiamo assolutamente prendercelo noi. Corri. Corri, corri, prima che arriva Aragona, cioè l'unica cosa importante di questa guerra che ho fatto assolutamente a caso, ovviamente, però è l'unica cosa importante. Allora, tu sei pronto a fare la pace, anch'io voglio provare a vedere che pace posso ottenere. Allora, clean. Ok, quindi è qui la curva. Vaz e poi di là. Allora. Pi, 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 più questi due, poi di qua è così, così, non mi ricordo più, qua la curva faceva così, poi per me invece questo, aspetta, vediamo un attimo quanto overextension è quello che ho preso. È il 46%? No, è lo 0 perché, vabbè, non me lo dice. Quindi stiamo attenti. 37. Queste sono le cose che prendo per me. Ok, mi prendo anche questo a questo punto. Queste due devo dargli anche. Quindi questo. Spero non sia troppo.
No, dai, non è troppo. Facciamo così, una cosa del genere. 95 più quelle due lì. Ok, quindi dobbiamo arrivare al 100%. Va bene. Facciamolo. Qua che ci va contro? Loro. Aia, questi qua dobbiamo riprenderceli. Non posso più cliccare perché sono qua. Allora, facciamo Siria e Siria. Adesso tu vai lì. No, allora tu stai fermo. Tu vai lì. Tu vieni qui. Mentre voi vi dedicate a farci arrivare al 100%. Quindi vai qua, qua e qua. Tu vai invece qui. Tu vai di là dagli ottomani e tu vieni di qua e dobbiamo stare attenti a loro. Qualcuno di voi passa di lì? Per fortuna nessuno. Ok, va bene, possiamo andare avanti. Facciamo partire anche il cronometro, se no restiamo che facciamo l'episodio lunghi 3 quarti d'ora. Questi qua vanno in Lituania a farli fuori, va bene lo stesso. Tanto aspetto che facciano pace prima loro. Siamo riscesi sotto qua e purtroppo non abbiamo abbastanza rivali. Ci ha scoperto mentre facevamo il claim su Picardy. Pazienza. Continuiamo le conversions. Cos'è questa roba? La tregua è finita. Abbiamo rifiutato la proposta di pace. Ok, quasi quasi. No, non arriveremo mai in tempo. Invece sì. Vai qui. Loro se ne vanno. Ok, tutta sta zona va alla Persia. Bene, bene, bene. Che diventa bella grande. Tu invece vai qua, che c'è un forte. Allora vai a Kabul, che c'è un forte. Siamo arrivati ancora al massimo, mamma mia. Pausa. E non posso fare la tech così avanti. No, questa è. Allora facciamo questa. Come li spendo? Allora, facciamo così. Qualche policy interessante qua. Questo. E questo. Ok. Vediamo un attimo. 60%. Raga, non ci arriveremo mai. Lanciare la missione. Ok. Poi, un po' di development. In improve relation un po' con Napoli ancora, con l'Olanda, sì, con l'Olanda, con la Danimarca non siamo messi male. Danimarca, io voglio che tu faccia claim e core ovunque nel mondo, quindi io ti devo dire che a me interessa questa zona. No, però questa qua deve essere dentro l'Holy Roman Empire, quindi aspetta un momento. Danzica, ecco, fai il claim su Danzica. Fai il claim su Danzica, perfetto. E poi invece dovunque ti viene in mente voglia su qua. Ok. Poi facciamo un pochino di development. Vogliamo invece qua questa roba, niente, dal lato B. Possiamo fare qua, meno 108 ad Ankara. Perfetto. Meno 100, no, devo fare meno, ho sbagliato. E poi qua qualche meno, nessuno. Va bene, allora dobbiamo fare develop. Dov'è che costa poco? Qua così, allora, a Ceres si fa il filo di lana, se lo può pure tenere. Facciamo qua un po' di vino, un po' di sale, un po' di ferro. Il filo di lana non mi interessa, neanche quello mi interessa. Oro, ok, 800 punti, va bene. Tra l'altro non ho fatto neanche le cose, come si chiamano, ma ha delle truppe, lui ha 10.000 truppe, probabilmente sono, ha ancora Kiwa come vassallo, non ci posso credere. Le truppe sono tutte di Kiwa? No, ci sono 4.000 turchi in giro da qualche parte.
Vabbè, e uno è qua. Non è Kabul? No, a Kabul ci stiamo già andando. Ok, vieni qua. E tu vieni lì. Ok, stiamo andando abbastanza forte. Vieni qui. Va bene. Tu vieni di qua. Tu vai di là. Non so se oltre a lì la Lituania sia riuscita a prendere qualcosa, penso di no. Andiamo qua. Dai, forza, velocità 4. Dove sono i turchi? Eccoli qui i turchi. Eccoli qui i turchi. Va bene. Quindi qua non c'è nessuno, ottimo. Possiamo fare full siege. Sì, tra l'altro non diamo troppo alla... Mi stavo dimenticando che io qua ho delle truppe che ora sbarcheranno qua. Fabbricato il clan qui, bene. Impero, allora per adesso ci votano in due. C'è ancora lui che vota se stesso perché Ulm è un rompipalle. Cosa vuoi Ulm da me? Facciamo improve relation. Torna a casa da Napoli. Qua lavora che ci sarà molto bisogno. Improve relation, grazie. Via. Abbiamo preso Kabul. Poi brava Lituania, che fai a fare il lavoro al posto mio. Andiamo lì così. Andiamo a Kiva. Kiva. Poi Kabul. Kabul si sì, va bene, vai di là. Vai qui. Sapete chi manca? Manca Aragona. Dov'è Aragona? Metà delle truppe su lì, l'altra metà? Strano, eh? Molto. Molto strano. Allora, questo va alla Siria. Questi due invece me li prendo io, dai. Qua c'è il costo aumentato. No, allora me li prendo io. Ok. Ai, sono arrivati prima i lituani. Questa è una cosa negativa. Vai qua. Vai qua. Vai qua. E vai qua. Ok. Dannati loro. Abbiamo perso un po' di morale. Siria. Qui e qua, perfetto, abbiamo preso anche quello, torna di qui, ok, dai, abbastanza facile, eh? Questo preso? Sì, allora tu invece torna qua. Torna lì, vediamo se usi questi trasporti piccolini. Sì, bravo. Bravo, bravissimo. Prossima guerra con Savoia. Avevo promesso che mi sarei rivolto un pochino più di là. E tra l'altro è vero, dobbiamo richiamare questi. Allora, torna a casa tutti. Immediatamente. Sto cliccando 4 volte lo stesso. Ok, tutti che tornano a casa. E tutti che tornano qui. 1, 2, 3. E 4. Adesso le nostre finanze dovranno prendere un bel pugno in faccia perché dovrebbero scendere di brutto. Invece non mi sembra. Ah, perché stanno ancora andando. Ok. E purtroppo la Lituania 2 se l'è buscati. Fai così. Questo ce lo siamo presi? Sì. Poi. Vabbè, accetterebbero questa cosa, dai. Possiamo farla? Sì. Dammi tutti i soldi che hai. Dammi war reparation. No, perché sarebbe troppo. Va bene. Sì, dai, va bene.
Ok, la Siria è leggermente ingrassata. Adesso tu, il problema è qui, quindi fai così e poi fai così. Tu fai così, così, così. Vai qua. Qui e poi fai così, tu invece fai così e fai così. Tu fai così e poi vai così. Perfetto. Allora, questi invece vengono qui. Io non è che mi sono preso molta roba, però facciamo le solite operazioni. Ottimo, poi core. Basta, non abbiamo i punti perché mi sa che ho appena fatto il take up. Ok, voi venite qua, voi venite qua. Ecco, questa roba qua dovevo prenderla, beh, tanto ci saranno prossime guerre. Ora la Siria dovrebbe essere un po' in pericolo. Overextension più 9, porca miseria. Quindi la aiuteremo, dai. Non faremo i padroni cattivi. Quindi stai tipo in mezzo alle montagne, qua dove sei. Dai, forza, siamo lì fuori. Ok. Dividiti a metà, prendi quello. Non possiamo finché non cade Kiva, probabilmente. Fai così. Ok, qualche altro core. Sì. Ottimo. Le nostre finanze. No, fin tanto che non arriva non lo vedremo, quindi è inutile continuare a controllarlo. Conversioni che vanno alla grande. Io ne ho tre, perché continuo ad averne solo due? Ci deve essere qualcuno che sta convertendo un posto inconvertibile. Allora, Malatia, vediamo un po' dove sta. Malatia. Perché? Religion Zerot, probabilmente. Esatto. Quindi facciamone qualcun altro. Qualcun altro che sono sempre ortodossi. Nostra Religion Unity sta tornando su in alto, per fortuna. Aragona arrivata. Ok, qua va bene. Allora, guerra allo Yemen, possiamo farla subito. E poi non so bene cosa fare. Però iniziamo a fare la pace con gli ottomani. 16 eretici in ad Adana, che sta qua. Allora, cosa voglio io? Voglio questo. No, allora aspettiamo perché voglio anche questo, così confiniamo con lui, che Nogai dovrebbe avere tipo un po' di core, potrebbe essere qualcosa di interessante. Comunque darei alla Siria anche questo, oltre a dargli tutti questi. Eh sì, allora, Adana. Facciamo in tempo arrivare. Local Missionary Strength, ma facciamo questo, che dovrei fare sta roba qua. Adana, finiscila. Ok, è uscito fuori di qui, fai questo. Pensavo fosse qualcosa di più tremendo, invece è una cacchiata. Dai, forza. Meno 49%. Qua non possiamo proprio andare. Missione, colonizza e conquer Beira. Allora, conquer Beira potrebbe essere interessante, manpower recovery speed. Questo qua invece è più interessante. Nukunu. Facciamo Nukunu. Sono arrivati i nostri coloni? No. Sono in viaggio? Probabilmente sì. Dove è indicato coloni? Colonias. Sono in viaggio probabilmente tutti. Quindi dobbiamo ricordarci fra un anno di mandarne uno da qualche parte. Ci mettono un anno ad arrivare i coloni adesso, ragazzi. Va bene. La Polonia esiste ancora? Full annex. Ok, non avremo fatto in tempo a vassalizzarla, ragazzi. Però possiamo dare alla Danimarca qualcosa qua.
Ok, dai, forza, abbiamo perso il claim su qui, lo so, in realtà qua non dichiarò mai le guerre. Questo è Sunni? No, è cattolico. Ah, bene. Abbiamo rifiutato la peace offer. Dai, su, fai cadere questo. Quanta gente ci sta dietro le mura? 15? No, non penso. Ah, 4.000, ok. Siamo quasi a posto, eh. Dai che poi dichiariamo guerra a qualcun altro. Potremmo andare su, che questo ci dà Land Force Limit più 20, però tanto non abbiamo la possibilità di farlo. Prendiamo un claim su Arcot, va bene. Quindi andiamo prima di Tech questa volta, via. Pausa. Chi si è preso qualcosa? Sweden? Dove? Chi? Hustin? Vediamo un po'. Chance 0%. Holstein. Eh sì. No, perché? Perché siamo incazzati uno con l'altro, in poche parole. Esatto. Va bene, vorrà dire che ti dichiaro guerra, maledetta. Così impari. Tra l'altro ora voglio vedere la Lituania cosa fa, perché non può prendersi nulla. Dai, 7%, su, forza. Qua serve qualche altro bonus. Sì, mandiamogli là tutti i cannoni che abbiamo. Ok. Allora, questa roba la Siria, il resto è mio perché sennò, poverina, la Siria implode. Abbiamo rifiutato un'altra, certo, assolutamente. Allora, la pace sarà tutto mio. No. Cos'è questo? Perdi 1000 ducati e 100 ducati, certo. Chi se ne frega? Abbiamo convertito, siamo al massimo come punti un'altra volta. Allora, dai, facciamo questa pace che sarà di questo tipo. Allora, questo va alla Siria. Poi, Siria, me, Siria, Siria, Siria. Me e me. Ok. Rimane Kiwa qua, che francamente me ne frega. Cioè, voglio comunque il Mar Caspio perché sono coste, no? Sotto un certo punto di vista. Quindi facciamo così, poi give up claim dalle mie parti. No, lì no. Poi no, chi se ne frega, chi se ne frega, chi se ne frega. No. Qualcosa che dà prestigio? Le cose che danno più prestigio? Ok. Ciao Ottomani. Perfetto, non esistono più. Guardate qua. Grande. Ok, naval supply. Guardate la Siria, un pochino troppo espansa in questo momento. Andiamo a dargli una mano. Decisamente. Decisamente dobbiamo aiutare la Siria. Allora, aiutiamo la Siria, dopodiché dovremmo essere in grado di attaccare Savoia. Poi, dopo la guerra con Savoia, forse ci dedichiamo davvero all'Oriente. Ok, perfetto. Poi io ho da fare qualche core e da alzare un po' di questa. Ottimo. Ok, la nostra espansione in questa parte del mondo per adesso è andata abbastanza bene. Abbiamo un po' di espansione aggressiva, cosa volete che sia? Niente di particolare. Dobbiamo prenderci lo Yemen, così arriviamo fino qua. Anche la Siria è pronta per partire, quindi in pro-relation. Dopodiché l'annettiamo perché più di così non so se ha senso farla crescere, sinceramente. Vi ho lasciato fuori qua che fanno cose abbastanza inutili, quindi va bene così. Prendiamo un po' di tasse lì. E pigliamo le piantagioni o dov'è che è? Lake, ma facciamo questo che va bene. Qua caspiterina, chissà quanto diventano grossi questi qua. Vediamo un attimo chi vota chi nell'impero.
Abbiamo sempre i soliti due voti. Tu hai cambiato un po' idea, di me? Improve relation. Poi tu, c'è ancora lui che fa così. Tu, perché c'è lui che ti vota. Quindi per adesso siamo un po' bloccati sotto questo punto di vista. Gli elettori che votano altri elettori sono proprio brutte persone. Tu vieni qua. Ok. Poi qui. Facciamo le cose manuali che vengono più veloce. Abbiamo un po' di gente qua in Alaska, sta gente se ne va direttamente in Cina. Opa. Ragazzi, siamo tornati. E questi chi sono? Ning, perché tutto questo è Xi. Allora, noi quanto siamo overestesi? 62%. Quindi, caro Ning, tu hai una provincia sola, giusto? È una provincia sola. Posso chiederti di darmela? Penso proprio di no. Se è così, rompiamo la vassalizzazione. Size territory non si può perché è la capitale. Allora, cancel protettorato. E ti facciamo un bel claim sopra e ti dichiariamo guerra. Ui, c'è l'Austria. Attenzione. Calma. Chi vota per l'Austria? 21 principi. Grazie ragazzi che avete fatto questa cosa fantastica. Allora c'è Trier, Colonia Ingrandita, Mainz, l'Austria. Salisburgo? Sì, Salisburgo c'è. Perfetto, guardate quanti principi! Che bello! Allora, fermo, diventa una free city. A chi posso chiederlo? Nessuno. Religious Unity, no, diventa una free city. Come faccio a far diventare la gente una free city? Questo perché è monarca, quindi improve relation. Dove sono i miei cosi? Allora, 100 per adesso va bene, tanto c'è un po' di roba. Tu devi fare ancora delle cose, quindi va bene, torna a casa. Abbiamo un po' di lavoro da fare dentro l'impero. Adesso fare una guerra a Savoia e poi vediamo, perché ci sono. È un po' una forma strana questo impero. Però adesso dobbiamo solo aumentare di 4 e poi l'impero è pronto. Però dobbiamo anche far diventare qualcuno una free city e non può essere un elettore. C'è questo problema qua. Ok, giusto una cosa. Quanti punti sono? 1400, dai, la Siria è pronta. 46.000 truppe irachesi. Irachene, irachesi, non so bene che lingua sia. Syrian peasant, ok, concentriamoci qua. E poi facciamo dopo. La Lorena si allia con l'Austria. L'Austria si allia col papato. Conversione che è andata bene. Facciamo un po' di conversioni. Però prima sarebbe meglio fare ancora un po' di development. Development sempre lì, no? Esce. Esce. Adesso lo faccio ovunque perché tanto ormai non so assolutamente dove farlo. Perfetto. E qua dobbiamo andare dritto per dritto e farli fuori tutti, su. L'Austria sta facendo 1200 alleanze. Ragazzi, se l'Austria cicciula l'impero. Qualcuno vota per l'Austria? No. Cioè, per adesso no. Però è già a 109. Guardate, è vicina, eh? È vicina. Ciao Austria, come stai? Tu penso che hai queste cose che rivuoi, quindi possiamo anche dartene un po', però non troppe. Va bene, allora, miglioriamo le relazioni con te che penso che vuoi diventare una Free City. Non vuoi perché non ci vuoi ancora bene, però ce ne vorrai, improve relation, ok. Poi, chi altro è rinato che non esisteva più? L'Austria, diventa una free city. Non puoi, improve relation. Sbagliato. Improve relation, ok. Facciamo così.
E per adesso basta, poi guardiamo un attimo te, non siamo tanto lontani, per ora voti Salisburgo, dopo potresti votare per me. Ora torniamo qua, facciamo così. Questo non doveva accadere. Ok. Tu vieni qua. Voi andate lì. In ordine sparso, no, andate ad aiutare la Siria in maniera ordinata. Vai dentro, anche te. Ok, ora in ordine sparso andate pure lì. Questa è pianura, quindi va bene. Mettiamo qua un leader. Non possiamo ancora fare gli altri due claim. C'è Core. Poi facciamo un claim su Ninja. Perché voglio fare un claim? Quanto costi? Costa 45. Vabbè, dai, facciamo un claim. Ogni tanto è giusto. Ogni tanto bisogna farlo. Qua Ansbach. No, quello lì può tenerseli tutti. Ma tra l'altro, chi caspita è? Sei tu? Tu? Scusate, tra l'altro è pure uno di loro. Chi sei? Io non so chi sei. Ah, ma sei un elettore, quello che ti ho liberato io. Sì, va bene, fai quello che vuoi. Hai fatto bene a difenderti. Ok. Allora, vieni giù, fai così. Andiamo avanti, fai fuori quello. Vieni qua. Ok, non ne servono così tanti. Vieni qui. E tu vieni qua così. Qua c'è ancora il forte. E il meno 21, quindi andrei prima su Baghdad. Ok, lui è uscito dalla guerra. No, ha perso. Non è uscito dalla guerra. Ok, va bene. Allora, voi andate qua e voi due andate qui. Perfetto. Voi dove stai andando? Tu vieni qua. Ai ai ai, guardate chi si è formato. Allora, venite qui. Unitevi. Diplomatic o inflation? Pochi, perché tanto ne ho troppi. Si sono presi Baghdad, non possiamo farci molto. Perdi 40 ducati. Sono arrivati i coloni? No, non ancora. Dobbiamo andare a Nurubulu, come caspita si chiama. È morto qualcuno. Urga, questi qua sono forti in mezzo alle montagne. Vediamo un attimo qua com'è la faccenda. È ancora un po' un problema lì. E poi da noi. E poi ancora lì. In realtà è un po' davvero un casino qui. Altro che. Questo non è almeno greco, no, però è sunni. Manca un altro da 74. 74 sono tanti. Dove sei tu? Urca, perché costi così tanto? 74? Ah, perché è in Europa. Certamente. Non sono più abituato all'Europa. Tra l'altro sto facendo prima la conversione che il core. Grande. Ok, va bene. Qui abbiamo vinto, vai lì. I prossimi ribelli scatteranno qua. Dai, forza, diamogli un leader con anche uno di manovra, così va un pochino più forte. Yo, ha un caso sbaglio su di noi, ottimo, va bene, dai, vai un po' più forte. La Svezia ha dichiarato guerra a Novgorod. Peccato, volevo farlo io. Non esisterà più Novgorod, dobbiamo dichiarare guerra noi alla Svezia. Ok, vai a Baghdad. Tu preparati qui. Poi, prossime rivolte. Lì sono. Allora, vai lì e poi torna. Fai una cosa, vai qua. Pausa. Ok.
Pigliamo due mercenari, li lasciamo qui e andiamo via. Ah no, perché c'è il forte. Giusto. Stiamo qua a riprendercelo. Prossima rivolta sarà in quella zona. Io la farei quasi quasi scoppiare e poi attacchiamo dopo. Questo dobbiamo riprenderselo, che è importante. Force Defense, Land Maintenance, Disciplina. Livello 2. No, dai, devo prendere un livello 3. No, questi qua mi fanno tutti schifo, però. Vediamo se arriva o un morale o un disciplina di livello 3. Se no potrei prenderlo attraverso i nobili. Potremmo. Potremmo. Allora. Potremmo sì, tra l'altro potremmo anche fare la tecnologia, perché non la possiamo fare, abbiamo 600. Quanto costa? 630? Perché? Increased overtime. Ah, ok. Eh sì, non abbiamo nessuna idea completata. Va bene. No, allora aspettiamo, perché sì, voglio avere la military idea alta. Tu piazzati qua. Riprendiamoci Baghdad. Allora no, fai così. Fai così e così. È uscito un messaggio dalla Siria, non l'ho letto. Vediamo un po' cosa è successo. Conversioni. Fra un po' riniziamo a convertire le terre non cattoliche, cioè non cristiane. Però direi che in questa partita i cattolici stanno spingendo molto. Si sono presi la roba, io lo so. Bravo. Vai. 50 punti, no, questo è ancora troppo. Dai, via la pausa. Urca. Lo so. Dai, caspita, perché non mi fai vedere l'assedio? Forza, entra. Che la finiamo svelta. Ok, vai a fare fuori questi e poi aiutiamo la Siria. Ok, oh, l'abbiamo finita, bene. Sono arrivati i miei coloni? No, sono ancora in viaggio. Vediamo dove stanno. Sono arrivati. Allora, richiamiamoli a casa. Ora quanto sto pagando? Meno 12. Dai, ne richiamiamo a casa solo due. Uno lo mandiamo qui, poi dovremo attaccare questo per prenderci il resto delle Filippine. E mentre l'altro, dov'è la nostra missione? Nuku Nu, Nuku Nu. Vai a fare Nuku Nu, Nuku Nu. Dove sta Nuku Nu? Ah, Nuku Nu. Vai a Nuku Nu, va bene. Questo a chi? Tech, preso, bene, fatto. Poi questo, non si può. E allora perché me lo proponi? Sei un cretino. Questo quanto costa? 900 punti. Col cacchio, ne abbiamo un po' troppi. Cos'è che c'è? Passai l'alleanza. Kilwa, Land in Vassal. Ma perché ho Kilwa come vassallo? Ah certo, ho fatto full annex del coso, ma io di avere te come vassallo non c'era niente. Come si fa a togliere il vassallo? Alliance, influence. Come si fa? Scusate, eh. Enforce religion. La non ti voglio, cioè non me ne frega niente di te. Come si fa a togliere? Scusate che non mi è mai capitato sta cosa. Cioè mi era capitata ma volendolo, mi ero dimenticato potesse accadere. Non si può. Come faccio a rompere la vassalizzazione?
Designa marcia, no. Libera al vassallo. Dovrebbe esserci libera al vassallo da qualche parte. No, qua è crea un vassallo. Li possiamo creare un po' effettivamente. Influence action, break vassalization. Non si può fin quando abbiamo la tregua. Ah, ok, va bene. Quando finisce questa cosa? Nel 19? Oh, cacchio. Che palle. Come facciamo? Non ti voglio. Cioè, non ti voglio. Nel frattempo ti faccio diventare una marca. Così, per sfizio. Va bene, perdo uno di ferocia, chi se ne frega. Dai, fatti fuori quelli, altri ribelli in zona dove possono essere. Lì. E poi qui così direi. Però qua stiamo ancora facendo i core. Qua anche. Però dobbiamo ancora convertirle queste zone, tra l'altro. Qua che stai facendo il core, bene. 200 perché ti abbiamo aiutato un pochino a difendere il tuo territorio. Siamo arrivati ancora al massimo come punti. Oh signore. Oh signore. Tu. Stai facendo i core di tutto? Non penso. Sì? Sta facendo i core di tutto. Non ancora, diamogli ancora un po' di tempo e allora facciamo ancora un po' di questo. Vediamo se abbiamo un po' di War Exhaustion. No, non ne abbiamo per niente. Non ci sono abbastanza azioni che richiedono i punti diplomatici, sinceramente, perché non so cosa fare. Un'idea. Serve la Tech 26, poi pigliamo un'idea diplomatica, non lo so. Dobbiamo fare per forza development. Poi interrompiamo l'episodio perché sto andando lungo. Siviglia. Granada. Oporto. Falconia. Monachino. No, Monachino no. Semplicemente perché è giallo, non peraltro. Toledo. Basta. 20 punti mi fai spendere. Ok. Tra l'altro voglio capire adesso quanti soldi facciamo dalla produzione, perché stiamo continuando a far salire. Trade efficiency o local unrest? Local unrest. Come se non avessimo qua delle truppe pronte ad intervenire. Banshee, bene. Ok. Anche lì fai così. Poi dopo che hai fatto, vieni di qua. Ok, dai, le abbiamo quasi sedate tutte le rivolte qui. Quando fai queste conquiste, ci sono sempre questi risvolti. Full annexion? No. Calma, allora, qua ha vinto qualcuno, va bene. Più uno di stabilità o 50 di prestigio? Come facciamo a perdere uno di stabilità? No, questo ci fa perdere 5 di stabilità, è troppo. Morale delle armi addirittura? Per 5 anni? Grande. Allora, perdiamo un po' di prestigio. Intanto fatemi vedere cosa è rimasto di Novgorod. Beh, grande Svezia. Cosa ti costava prendere anche questo posto? Ok. Come facciamo a spendere prestigio? Abbassiamo un po' il Liberty Desire di chi ce l'ha troppo alto. Allora, Black Bamba. Placate the rulers, ok, poi altro di quel che mi interessa, Siria, no, e sono finiti, ah no, Narcos Land, placate the rulers e poi facciamo così, perfetto, siamo tornati a 100, ottimo. Qua c'è poco che possiamo fare, ah, anche tu hai dichiarato guerra alla Persia, si sono approfittati tutti della mia guerra? Ho detto, ok, è il turno della Persia.
14. La Siria con quel generale con 3 stelle non può permettersi di perdere in nessuna guerra. Poi proviamo un claim a Gulin, va bene, dov'è? Qui penso, o lì, non lo so. Uno di inflection o quello, va bene quello. Poi questo, ok. Va bene, dai, guardiamo questo, facciamo questo evento, guardiamo questa pace, cosa è successo. Allora, la Lituania si è preso quello lì, bene. Poi ha dato un po' di robe a Bucara, che sono queste. Aia. Poi ha rilasciato un po' di vassalli e questo tizio, va bene. Ok, invece qua cos'è? Robber Baron. Allora, uno di base tax e i nobili salgono, i burgess scendono. O uno di production e questi qua salgono e quelli lì scendono. Allora, vediamo un attimo come sono messi. Tu puoi scendere, tu no. Quindi facile la decisione, facciamo così. Perfetto. In più possiamo chiamare qualche dieta o cose del genere. Cosa fai te? Spezie, io. Ok. Perfetto, ok ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, è stato un po' una caccia al ribelle. Nel prossimo episodio dichiariamo guerra a Savoia. Dopo la guerra a Savoia e forse ordine teutonico, ci dedichiamo qui, dove comunque le colonie stanno andando avanti a ritmo abbastanza serrato. Ne stiamo facendo non so quante alla volta, cerchiamo di capirlo da qua. 8. Secondo me ne possiamo fare un'altra? No. Poi andiamo in perdita. In realtà basterebbe mandare via un po' di mercenari. Ci vediamo nel prossimo episodio, ragazzi. GG a tutti.